Ciao a tutti e bentornati nel canale del gruppo Facebook Un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri, il gruppo che sta dalla parte del lettore. Ci piace leggere fuori dal coro e spesso proponiamo libri di nicchia, meno noti, classici o contemporanei, che vi invitiamo a riscoprire insieme a noi. Oggi parleremo di un romanzo che si intitola La casa tonda, The Round House. Romanzo che ha ottenuto il premio National Book nel 2012, quindi siamo negli Stati Uniti, scritto da Lois Edrick, una delle più interessanti e importanti scrittrici americane, che tratta la vita dei nativi americani al giorno d'oggi. Il romanzo è stato pubblicato in Italia nel 2013 dall'editore Feltrinelli, tradotto da Vincenzo Mantovani. Estate 1988. Un crimine terribile viene a sconvolgere la vita, già abbastanza dura, di una riserva indiana nel North Dakota. Joe, il protagonista tredicenne del romanzo, inizia a indagare sul mistero poiché la vittima dell'aggressione è sua madre e inizia così a scoprire diversi aspetti delle vite delle persone che gli stanno intorno, permettendogli di vedere sotto una luce nuova e non sempre piacevole. Il romanzo è ambientato in un contesto sociale molto particolare, una riserva indiana arretrata e violenta, dove il protagonista è comunque un privilegiato, provenendo da una famiglia relativamente agiata. Suo padre è un giudice e sua madre è avvocato. Partendo dal punto di vista di Joe e dei suoi tre inseparabili amici, la scrittrice costruisce un romanzo originale e drammatico, nel quale le sottotrame si intrecciano perfettamente al racconto principale, dipingendo agli occhi del lettore un quadro dettagliato e verisimile della vita in una piccola comunità chiusa e disperata. La casa tonda è un giallo in cui non manca la volontà di denunciare la condizione di vita dei nativi nelle riserve, ma è anche, soprattutto, un tipico romanzo di formazione che racconta l'esperienza, sempre drammatica e poetica, dell'uscita dall'infanzia. Per evidenziare questo aspetto, l'autrice ambienta il racconto durante l'estate, stagione che più di ogni altra simboleggia il passaggio, una stagione in cui i ritmi imposti dalla vita di tutti i giorni sono assenti o allentati, e questo permette ai personaggi di dedicarsi a loro stessi. Consigliamo la lettura a chi cerchi un romanzo avvincente, ma sia pronto a coglierne gli spunti di riflessione sociale e psicologica. Se avete letto questo libro e volete discuterne con noi, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook, visitate il nostro sito o seguiteci su Instagram. Trovate i link nella descrizione sotto. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici. A presto e buone letture!